Siamo con Francesca, oggi direttrice dei Musei Civici di Verona. Verona Museo Diffuso, quanto manca? Verona Museo Diffuso è un progetto molto ambizioso, ma anche possibile e anzi perfetto per la città di Verona, perché è già sotto gli occhi di tutti, è una città d'arte e che parla di una storia antichissima che è tutta visibile, dall'antico al Medioevo, al Rinascimento e via dicendo. E quindi il museo diffuso non è solo il sistema museale cittadino, che appartiene appunto all'amministrazione comunale, ma è anche proprio la città stessa. E perciò diciamo che si tratta più che altro di riorganizzazione, di comunicazione, di valori, di quelle identità che sono molto forti e già presenti nel territorio. Tra le sue proposte anche delle mostre itineranti nei vari siti? Ci sono mostre itineranti, mostre di sistema, proprio che attivano dei percorsi e accompagnano, diciamo, il pubblico attraverso reti di percorsi tra un museo e l'altro, tra collezioni, tra i beni che sono nei vari siti della città. E quindi ci sono dei progetti adesso in cantiere, naturalmente un mese e mezzo che io sono qui, ma la mia esplorazione è ad amplissimo raggio ed è anche quella sia nel cuore delle attività delle funzioni sia quelle nazionali e internazionali per agganciare bene anche la nostra realtà e i nostri progetti a quelli più ampi che sono fuori di Roma. Ecco, di grande richiamo anche a livello internazionale c'è sicuramente la Casa di Giulietta. La Casa di Giulietta è un perno del nostro sistema museale, naturalmente è un luogo simbolo di Verona, è la città del mito. Il mito di Giulietta, il mito dell'amore, ma anche proprio è la città del viaggio, del sogno, rappresenta infatti anche il Grand Tour, è un luogo magico di Verona ed è anche appunto al centro di una serie di altri percorsi, per cui è sicuramente uno dei nostri punti, dei nostri gioielli su cui vorremmo lavorare. C'è anche molto anche lì a livello di immagine, di offerta da migliorare, che noi andremo sicuramente un luogo che noi andremo a curare molto e a promuovere ancora di quello che adesso. C'è poi la questione del museo di storia naturale. La questione del museo è, come per tutto, come per tutti i nostri musei, diciamo che è un luogo tra i più importanti d'Europa, direi, perché a Verona nasce il naturalismo come il collezionismo pubblico di opere della natura. Nel Cinquecento già c'è il primo museo pubblico, che è qui, il Museo Calzolari, e quindi la storia del naturalismo veronese è molto antica, diciamo che è un fenomeno in quel mondo, come è attestato dai fossili di Volta, da questa straordinaria collezione di un atollo tropicale che è qui a pochi chilometri da Verona e di cui il museo conserva gli straordinari testimonianze. Diciamo che c'è molta attenzione da parte dell'amministrazione attorno al museo, la mia più che mai, per restituire, diciamo, rilanciare semplicemente, ma più che altro far conoscere ancora e portare ai cittadini quello che è il museo per essere solo sostenuto, naturalmente ha bisogno di cure dal punto di vista del riordino, degli allestimenti, degli spazi. Certamente ci impegnerò molto, quindi mi ho mandato io stessa, cercherò di avviare dei progetti preziosi, sostenibili, realistici, per restituire e uscire il meglio di quello che questo museo va a trovare. Facciamo sintesi, ha un'ambizione particolare per la città di Verona? L'ambizione è quella di attivare una grande partecipazione della città alla vita dei musei e dei musei alla vita della città, cioè di creare un rapporto proprio intimo, familiare, costante, che vada al di fuori di quella che è la dimensione dello specialista o dello studioso che cerca motivi di studio, ma che vada proprio a raccogliere gli interessi più diversi della città, a soddisfare le esigenze di un pubblico veramente ampio e
che può frequentare i musei per tantissimi motivi, in cui ho l'ambizione di farmi vivere in maniera multidisciplinare, come luoghi di incontri, di saperi diversi, di espressioni artistiche diverse, perché quello che da oggi un rinnovamento di musei va in questa direzione. Cosa pensa di una candidatura eventuale di Verona, città capitale italiana della cultura? Penso una bella sfida, una bella scommessa, doverosa ovviamente per una città come questa. Penso che naturalmente con la grande cultura, con la storia, con la qualità della vita della città, sicuramente Verona è una candidata ideale. Certamente è necessario esprimere una progettualità su grandi temi urbanistici, culturali, quindi non è un progetto proprio della città intera, non un progetto solo dei musei o di una parte della città, che deve aggregare anche proprio il pubblico con il privato e in maniera molto virtuosa creare una partecipazione condivisa su un forte progetto cittadino. Penso che i tempi ci siano, e naturalmente noi da parte nostra, se di fronte a un progetto del genere, ci muoveremo con grande spirito di iniziativa, insomma, propositivo.